Nell'antico giardino di Sakura, tra i petali di ciliegio danzanti e i rami di bonsai intricati, una farfalla, chiamata Ana, iniziò la sua giornata. Le sue ali, dipinte con tonalità di rosa e arancione, erano come opere d'arte fluttuanti mentre si librava nell'aria leggera. Ana si posò su un delicato fiore di loto, godendo della sua fragranza e della vista del giardino dall'alto. Da lì, Ana osservò un giovane giardiniere, chiamato Ren, che curava con attenzione ogni pianta del giardino. Le sue mani erano abili come le ali di Ana, danzando tra i rami e le foglie con grazia. Ana ammirava la dedizione di Ren, il modo in cui si chinava verso la terra con rispetto e amore per ogni creatura che abitava il giardino. Mentre Ana si godeva la tranquillità del giardino, un altro essere iniziò a prendere forma nella storia, un vecchio albero di ciliegio, noto come Sakura. Sakura era il custode del giardino da generazioni, e le sue radici erano intrecciate con le storie del passato. Sakura vedeva il mondo da un punto di vista più ampio, ricordando il susseguirsi delle stagioni e la danza ininterrotta della vita. Nel frattempo, un piccolo ruscello, chiamato Mizu, attraversava il giardino, portando con sé il canto dell'acqua e la freschezza della montagna. Mizu rifletteva la sua luce su tutto ciò che toccava, portando vita e vitalità a ogni angolo del giardino. La sua prospettiva era fluida, un continuo fluire di esperienze e cambiamenti. Le storie di Ana, Ren, Sakura e Mizu si intrecciavano come i rami degli alberi nel giardino di Sakura. Ciascuno portava la propria prospettiva unica, contribuendo a un mosaico più ampio della vita nel giardino. Ana sperimentava il mondo attraverso il battito delle ali, Ren attraverso la cura amorevole delle piante, Sakura attraverso la saggezza delle sue radici e Mizu attraverso il costante flusso del tempo. In questo giardino magico, le connessioni tra le creature erano invisibili ma potenti, come fili d'erba che legavano insieme ogni elemento del paesaggio. La farfalla, il giardiniere, l'albero e il ruscello, ognuno portava con sé una storia unica e insieme creavano un racconto più grande di armonia e equilibrio nella danza eterna della natura. La luce del mattino filtrava tra i rami di Sakura, mentre la farfalla Ana continuava a esplorare il giardino. Ad un tratto, Ana notò Ren intento a parlare con un anziano, chiamato Kaito, che visitava il giardino per riflettere sotto l'ombra degli antichi alberi. La conversazione tra Ren e Kaito ruotava attorno a un antico mito, la storia di un fiore magico che fioriva solo quando veniva raccontata una verità profonda. Ana, curiosa, si avvicinò e ascoltò il racconto. Ren narrava di un amore perduto, un sentimento che aveva nutrito nel suo cuore senza dirlo mai a nessuno. Kaito, in risposta, condivise una verità più ampia, raccontando delle stagioni che cambiano e della ciclicità della vita nel giardino. La farfalla rifletté sulla conversazione, rendendosi conto che la verità poteva avere molte sfaccettature, come le ali iridescenti di un insetto in volo. Mentre Ana si alzava per volare via, percepì un nuovo personaggio nel racconto, un bambino di nome Akira. Akira era seduto tra i fiori di loto, ascoltando con occhi sgranati la storia di Ren e Kaito. Quando Ren terminò il racconto, Akira chiese: «Ma qual è la vera verità?» Ren sorrise e rispose che la verità poteva essere diversa per ognuno, che ogni cuore portava la propria versione della verità. La farfalla continuò a esplorare il giardino, incrociando la strada di un vecchio samurai, Hiroshi, che meditava sotto l'albero di Sakura. Hiroshi raccontò di un passato di battaglie e onore, sottolineando come la verità potesse essere distorta dalle prospettive personali. Per lui, la verità risiedeva nel coraggio e nell'integrità, ma capì che altri avrebbero potuto vedere la verità in modo diverso. Nel cuore del giardino, Mizu, il ruscello, sussurrava il suo punto di vista sulla verità. L'acqua rifletteva la luce del sole, ma il suo riflesso cambiava a seconda dell'angolazione. Mizu insegnò a Ana che la verità poteva essere fluida, come le sue onde che si muovevano attraverso il giardino. La farfalla si posò su un petalo di ciliegio e rifletté sulle molteplici verità che aveva udito. Ognuno nel giardino portava con sé una visione unica del mondo,
come se la realtà stessa fosse un caleidoscopio in continua evoluzione. La verità, come le ali di Ana, poteva assumere forme infinite, dipendendo da chi la guardava. Il giardino di Sakura, con le sue storie intrecciate, rappresentava un mondo in cui la verità non era assoluta, ma un mosaico di prospettive. Ana, la farfalla, aveva imparato che abbracciare la diversità delle verità rendeva il giardino più ricco e vibrante, come i colori che dipingevano il cielo al tramonto. E così, il racconto del giardino Zen continuò a svelare le molteplici sfaccettature della verità attraverso gli occhi di ogni creatura che lo abitava. Carissimi amici del giardino della vita, vi invito a riflettere sulle profonde lezioni che il nostro racconto Zen ci ha offerto. In questo giardino magico, ogni creatura ha portato con sé una prospettiva unica sulla verità, insegnandoci che la realtà è un caleidoscopio di visioni. La farfalla Ana ci ha ricordato l'importanza di guardare al mondo con occhi aperti e cuore leggero. Le sue ali, colorate come le sfumature della vita, ci invitano a danzare attraverso le sfide con grazia e bellezza. In un mondo che spesso sembra caotico, dobbiamo imparare a navigare con leggerezza, apprezzando la bellezza che ci circonda. Il giardiniere Ren ci ha insegnato la potenza della sincerità e della condivisione delle nostre verità più profonde. Spesso, ci tratteniamo per paura del giudizio o della vulnerabilità. Ma Ren ci mostra che la crescita personale inizia quando ci permettiamo di condividere il nostro vero io con il mondo, come un fiore che si apre al sole. Sakura, l'albero antico, ci ha offerto saggezza e prospettiva a lungo termine. Come lui, dobbiamo radicare le nostre azioni nei principi fondamentali, ricordando che ogni azione avrà un impatto sul nostro futuro e sulla vita delle generazioni a venire. La stabilità, come le radici di Sakura, ci sostiene quando le tempeste della vita si abbattono su di noi. Il ruscello Mizu, con il suo costante fluire, ci ha insegnato l'arte del lasciare andare. La vita è come un fiume in continuo movimento, e aggrapparsi alle cose che cambiano può portare solo sofferenza. Accettare il cambiamento, come le acque che scorrono senza resistenza, ci permette di fluire con la vita invece di lottare contro di essa. Ogni personaggio in questo racconto ha contribuito a una visione più ampia della vita. Che voi siate un Ana, un Ren, un Sakura o un Mizu, la lezione fondamentale è la stessa. Abbracciate la diversità delle verità, comprendendo che ogni persona che incontrate porta con sé una storia unica. Nella vostra vita di tutti i giorni, vi invito a mettere in pratica queste saggezze. Danzate attraverso le sfide, siate autentici e condividete il vostro vero sé, radicate le vostre azioni nei principi fondamentali e lasciate fluire la vita senza resistenza. In questo modo, creerete un giardino interiore in cui fiorisce la saggezza e la serenità. Che la vostra vita sia un racconto zen, una storia di crescita, bellezza e connessione con il mondo intorno a voi. Siate ispirati da questo giardino magico e create un mosaico unico della vostra esistenza. Grazie per aver ascoltato e che la vostra strada sia illuminata dalla luce della consapevolezza. Carissimi amici, spero che questo viaggio attraverso il giardino Zen della vita vi abbia ispirato tanto quanto ha ispirato me. Ognuno di noi è come una farfalla, con la propria unicità e bellezza da condividere con il mondo. Vi invito a sostenere questo canale, il nostro rifugio di saggezza e ispirazione, proprio come gli abitanti del giardino si sono sostenuti a vicenda. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure e riflessioni. Lasciate un like se avete apprezzato il viaggio con Ana, Ren, Sakura e Mizu. Condividete questo video con coloro che credete possano trarre ispirazione da questa storia unica. E ora, vi chiedo di condividere nei commenti le vostre riflessioni su come questa storia abbia influenzato la vostra visione della vita. Che cosa avete imparato dal giardino Zen? Quali sono le vostre verità uniche? La vostra partecipazione è come i petali che si aprono al mattino, arricchisce il giardino della nostra comunità. Con il vostro supporto, possiamo continuare a coltivare questo spazio di riflessione e connessione. Grazie di cuore per essere stati qui con noi nel giardino Zen della vita. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate.
Insieme possiamo far crescere questo giardino di saggezza e bellezza. Vi aspetto nel prossimo capitolo della nostra avventura. Fino ad allora, che la vostra vita sia piena di armonia e ispirazione. A presto!